Allora, robot Telenoide, raccontaci un po' che cosa sei. Buongiorno, io sono il Telenoid R1. Sono stato costruito dal professore Hiroshi Ishiguro nell'Università di Palermo e il Robotics Lab che mi hanno dato l'intelligenza. Ma tu puoi muovere la testa? Puoi muovere un po' le braccia? Cosa puoi fare? Sì, io sono in grado di muovermi, muovo la mia testa, la posso muovere a sinistra, a destra, posso muovere le mie braccia per comunicarmi i miei stati d'animo. Ho capito, ma in cosa di recente sei stato utilizzato per un documentario scientifico che parlava di che cosa? Il documentario cui ho partecipato, realizzato in collaborazione con la Germania, il Giappone e l'Italia, di fatto, mi ha permesso di farmi conoscere come mediatore socioculturale. Sono stato utilizzato per comunicare con persone anziane o affette da disabilità o ancora affette da autismo. Ho capito. È il risultato più importante che è stato raggiunto in questa collaborazione tra noi come Robotics Lab e il laboratorio del professor Ishiguro, qual è stata, secondo te? Dove sei stato più utile? Sono stato molto utile nell'ausilio al trattamento della patologia dell'autismo. Infatti, sono stato il protagonista di uno studio pilota che ha consentito di verificare il funzionamento di un robot all'interno di una classe per permettere a bambini affetti da autismo di integrarsi all'interno della società, all'interno del contesto classe. Siamo al Dipartimento di Innovazione Industriale e Digitale all'interno del Robotics Lab. Il Telenoide nasce da una collaborazione con il professor Ishiguro dell'Osaka University. Loro hanno sviluppato il robot e noi da 10 anni portiamo avanti lo sviluppo della parte cosiddetta di intelligenza artificiale, quindi lo sviluppo di tutte quelle meccanismi che consentono al robot di questa fattezza di poter simulare i comportamenti di un essere umano e di poter interagire con esso nel medio e nel lungo termine, cioè essere dei robot che possono un domani essere a tutti gli effetti inclusi all'interno della società degli esseri umani. Questo appunto si inserisce nella categoria dei robot umanoidi. Sì, si inserisce nella categoria robot umanoidi perché le fattezze ricordano un robot umanoide. In questo caso è un robot umanoide dalle fattezze minimali perché non possiede né braccia né gamba. Questo nasce dalla necessità di superare il problema che è stato posto dal professore Mori dell'Università di Tokyo, che viene chiamato Uncanny Valley, cioè quella paura che nasce nell'uomo quando un robot è troppo simile a me stesso. In questo modo si riduce la complessità emozionale nell'interagire con questo tipo di robot e quindi è più facile che un essere umano possa accettare questo robot. Il suo impiego è un impiego particolare. Sì. Il nostro è un impiego che rientra all'interno di quella che viene definita la robotica sociale. Negli anni, insieme al professore Kella, all'ingegnere Tramonte, l'abbiamo utilizzato in esperimenti con i malati di SLA, perché abbiamo dotato i malati di SLA di un caschetto che legge le onde cerebrali e che possa tradurre in qualche modo le loro intenzioni, i loro sentimenti, i movimenti del robot. L'abbiamo impiegato con successo con ragazzi affetti da autismo, perché l'idea, insieme ai psicologi e ai psichiatri dell'ASPE, alla dottoressa Iale e ad altri collaboratori, era quello di poterlo utilizzare come mediatore socio-comunicativo, creare un nuovo canale di comunicazione che consentisse al ragazzo affetto da autismo di poter comunicare con facilità ciò che pensa. Telenoid al momento ha bisogno di un supporto, di un operatore, di una guida, ma in un futuro non esisterà più. In questo momento stiamo portando avanti diversi progetti volti a dotare il robot Telenoide di un'intelligenza artificiale propria. Lo vogliamo cioè rendere in grado di essere totalmente indipendente e il ruolo dell'operatore umano verrà ricondotto a quello di supervisore, cioè esso sarà in grado di svolgere autonomamente dei compiti e l'operatore, chi lo controlla, di fatto potrà superare questi comportamenti soltanto in caso di necessità. Operatore umano che attualmente già si può trovare in qualsiasi punto del mondo e guidarlo da là. Sì, di fatto il funzionamento del Telenoid è totalmente slegato dalla sua posizione fisica. Qualche anno fa abbiamo condotto alcuni esperimenti con il Telenoid, realizzando uno scenario in cui due persone comunicavano fra loro a grande distanza. Una di fatto si trovava qua nel laboratorio, la seconda invece si trovava in Giappone, presso l'ITR.
Invece qual è il vostro sogno per un futuro prossimo riguardo questi robot umanoidi? Ma sarà sicuramente fornire alle persone con disabilità motoria, come per esempio persone affette da SLA, la possibilità di utilizzare robot umanoidi autonomi per essere di nuovo parte integrante della società, per poter raggiungere posti e raggiungere persone di fatto che la malattia gli impedisce di vedere o di raggiungere.